componente. Da sempre acqua calda. Io mi ricordo che c'era una cosa del bagno e tu hai risolto il problema. 500 famiglie che stanno, perché poi ci sono più piccoli. Pre-residence Bastoggi è da anni che vive in uno stato di degrado. Oggi vogliamo cambiare assolutamente, diciamo, la situazione, restituire dignità alle persone che qui vivono. E c'è una situazione importante di danno alle fognature e ci sono rifiuti però ingombranti, per cui assolutamente vanno portati via dalle cantine. È per questo che abbiamo fatto un sopralluogo congiunto con il servizio infrastrutture e l'azienda Lama, e poi però oltre a questo non possiamo, dobbiamo assolutamente far capire che l'intervento deve essere strutturato e strutturale soprattutto. Quindi nei prossimi giorni interverrà l'AMA che ha fatto il sopralluogo e è già stato dato ordine di intervenire in alcune situazioni di rottura di tubi proprio per ripristinare lo stato delle cose. C'è una situazione di degrado, ripeto, ma è anche dovuto a occupazioni abusive, ed è questo l'altro aspetto che dobbiamo assolutamente estirpare. Quindi da parte di questa amministrazione c'è tutta la volontà di cambiare marcia. Dobbiamo assolutamente restituire, come ho detto prima, dignità alle persone. Qui è un po' più complessa. Ama, dov'è Ama? Sì, siamo qui. Ok. Già siamo registrate. Sono proprio i cittadini che ci hanno chiamato perché vogliono arrivare a regolarizzare la loro situazione e prendere le misure, questa amministrazione deve prendere le misure contro gli abusivi. Ci sono allacci anche dei contatori sempre abusivi, quindi è stata interpellata la CEA che interverrà in tempi rapidi.